sapete di male. E con loro quando è che venuto è stato? Ecco, fino al 12esimo avevamo fatto meglio noi di loro. Dopodiché abbiamo preso il gol da scemi, proprio non da centapolli, da scemi, come facciamo sempre, con una difesa che si alza tutta, che la palla da Coso, da Montesano, sbagliato con su Augello, Soler e compagnia belga, prendiamo gol in contropiede. E poi ci vogliono i soliti, dai, 20 minuti, 15-20 minuti per rasserenarsi e mettersi a posto, e in quel momento lì c'è stato una confusione totale, mi ha preso anche il secondo, perché non sono stati bravi a farci anche il secondo, e dopo la partita non è salita ma di più, questo è quanto. Gli ultimi 10 minuti del primo tempo sono stati anche decenti, perché abbiamo già cominciato lì a metterli lì, secondo tempo pure, e abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, insomma. Non è che, senza accamparne anche scuse, che non è facile, e non è facile neanche dover recuperare anche su un campo che fa, si fa più fatica, insomma, quando il campo è così famoso, che è diventato più difficile anche per la squadra che poi deve passare in vantaggio, deve recuperare le cose di svantaggio, insomma, no? Per cui io l'ho vista così, la partenza non è stata male, con buone palle tenute da Perna, con aperture a destra e a sinistra, con magari la rifinitura nel cross sbagliata o così via, ma poi una volta preso il gol dell'1-0, in effetti sì, abbiamo fatto una ventina di minuti, quindi 12, 12 per 32, ecco, poi gli ultimi 10 minuti del secondo tempo gli ultimi 10 minuti del secondo tempo, del primo tempo abbiamo cominciato già a essere un po' più equilibrati e a metterci un pochino a posto, tenendo conto che loro erano mancati 2-0, che magari ci hanno anche lasciato fare. Nel secondo tempo abbiamo visto tutti, insomma, abbiamo cercato di fare, ma facilissimo non era, bisognava fare un pochino prima il gol. Forse c'è stata anche l'opportunità per fare anche sulla riga. Il primo tempo, uno di testa di Giraghi sulla riga. Non si può vedere dei Giraghi sulla riga, una parata su Giraghi là, insomma, magari qualche minuto in più, ok, poi basta. Sull'arbitro non dico niente, dico solo che solo qua, e non è la prima volta, succede che sei cambi tre minuti in una partita dove il loro portiere ci metteva 30 secondi ogni rinvio. Punto, basta. Mi fa amareggiare perché essere educati, è proprio troppo educato in questo mondo qua, è un disastro, no? E quindi aveva in quei momenti lì capisco quello che faceva qualche uno che è stato squalificato, che richiudeva, non richiudeva e faceva bene, punto e basta, perché poi hanno un'arroganza nel rispondere che è una cosa unica, insomma, punto, basta, no? Non devo dire niente. Le altre cose, a fine primo tempo nel corridoio si mette a discutere con il loro portiere dicendo alla prossima ti avviso e alla seconda ti ammonisco, dopo che aveva fatto tutto il primo tempo, avevano visto tutti, credo, o sbaglio, no, avesse fatto il nostro portiere Sanchez, il nostro direttore Colombo l'avrebbe massacrato, lui è il nostro presidente, e invece da massacrare non sono i nostri, ma bisogna fare così, bisogna che comunque, è un po' amareggiato per proprio l'atteggiamento, perché ha dato i 3 minuti di recupero, poi loro hanno fatto un ulteriore cambio e non ha aggiunto neanche 30 secondi, appena potuto l'ha fischiata su, quindi non voglio non parlare della partita, la partita l'ha meritata il Pordenone e purtroppo non ne vediamo fuori da queste menate qua, soprattutto qua in casa, non lo so come, ok, ne potremmo venire fuori, vediamo. Poi sono stati tre cambi sono più che altro un premio a questi ragazzi qua, Greselin è uno di questi, perché è un ragazzo del 98 che sta facendo anche molto bene, che è, ma non c'era di sicuro la pensata che loro potessero in qualche modo cambiarla così tanto la partita, perché insomma, cambiare la partita contro questi con una squadra arroccata diventa non facilissimo, però era necessario secondo me dar soddisfazione, è stato un po' che lo pensiamo a Greselin e poi qualcosa a Sanzeri, era uno di prima, un attaccante che aveva già più un senso, insomma, no? Questo è come l'ho vista io, ripeto, una partita nata discretamente bene, poi preso il gol, buio totale per 20 minuti e lì abbiamo perso la partita. Poi ci abbiamo messo dalla buona volontà, ma non siamo riusciti a recuperare, insomma, no? Potevamo forse fare qualcosina in più, può darsi, sì. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, grandi contropiedi non abbiamo presi, poi cancellerei proprio quei 20 minuti lì dove abbiamo preso un gol che è il solito nostro gol, tutta la squadra messa su,
è con il contropiede e poi il secondo è ancora conseguenza di qualcosa di poca tranquillità, di poca personalità, di poca gestione, di una partita che poi contro qualsiasi di queste squadre qua, perché prima che andassimo in campo sono arrivati i risultati sul Tirol che non ha vinto solo qua, ha vinto anche a Cittadella, o del Padova che vinceva fino a poco della fine con Alessandria, quindi le partite sono tutte da giocare, no? E questa era un'altra da giocare, se non ce lo mettiamo in testa bene, che è così. Se prendere un gol diventa subito così devastante da diventare una squadra così che non ha né capo né coda, è giusto prendere il secondo, è giusto perdere le partite. Questa è come l'ho vista io, perché poi quei 20 minuti lì non la prendevamo mai più, prendevano solo loro. E non voglio togliere il merito loro, perché se sto Pordenone sta andando anche bene, quindi non gli voglio togliere il merito, ma noi dobbiamo essere un po' diversi, insomma, là sotto bisogna reagire subito, difendere il risultato, far passare la nottata e poi dopo riproporci. Io l'ho visto così, non so come.